Il Crotone espugna il Dino Manuzzi battendo per 2-0 il Cesena di Bisoli, che occupa il terzo posto in classifica. Lerda deve fare a meno dello squalificato De Martino e conferma lo stesso 11 iniziale della vittoria contro l'Empoli di sabato scorso. Il tecnico cesenatico invece è privo di Do Prado, fermato dal giudice sportivo, e mette Bucchi in avanti dall'avvio. Nella prima frazione di gioco è solo il Crotone a fare la partita, mentre il Cesena si chiude nella propria tre quarti con quasi tutti i suoi uomini. Nei primi minuti è Ginestra a provarci da fuori area, con una bella conclusione a fil di palo. Al 16° minuto Galardo cede a Gabbionetta, che avanza e tira da lontano, ma la sfera finisce sui piedi di Antognoli, che respinge come può. Al 40° Cutolo se ne va sulla destra e mette in mezzo per Ginestra, che colpisce di testa, ma Antognoli è reattivo e respinge, e si ripete anche sulla conclusione ravvicinata di Mazzarani, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Nella ripresa Bisoli cerca di cambiare qualcosa nell'atteggiamento della sua squadra e nelle battute iniziali i bianconeri riescono a rendersi pericolosi. Tiro da fuori, respinge Concetti e Schelotto tutto solo segna, ma l'arbitro annulla per netto fuorigioco. Poco dopo Bucchi, pescato solo dal compagno, calcia di prima intenzione, ma la palla finisce alta. Poi Bisoli gioca la carta di Juric, punto centrale del grande fisico, e passa a tre davanti, alla ricerca del gol. Lerda corre subito ai ripari e dopo aver fatto entrare Degano per Mazzarani e Russotto per Cutolo, getta nella mischia il difensore Viviani, che prende il posto di Ciro Ginestra. I padroni di casa provano a rendersi offensivi, ma la loro manovra è sterile. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero. E proprio quando ormai più nessuno se l'aspettava, Archimede Morleo sfodera una punizione perfetta, che va ad infilarsi sotto il 7, togliendo le ragnatele dalla porta difesa dal 41enne Antognoli. Delirio per i giocatori rossoblù e per i tifosi pitagorici giunti fino al Manuzzi. Per Morleo, terzo centro in stagione. Il Cesena si getta subito in avanti alla disperata ricerca del pari, ma invece arriva il colpo del KO. Russotto prende palla e se ne va in volata dalla propria tre quarti. Passaggio per Degano, che fa partire un missile che si insacca alle spalle di Antognoli. Primo gol con la maglia rossoblù per lui. La partita termina 2-0 per il Crotone, che scala posizione in classifica ed è ora a 31 punti, mentre il Cesena resta fermo a quota 41 al terzo posto.